Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ospite dell'Università del Salento. Presidente, il calcio italiano è in crisi. Lei prima ha usato un'espressione, nuovo manesimo sportivo. Cosa intende? Intendo una rivoluzione culturale, un modo nuovo di intendere, di raccogliere le idee, di elaborarle e di saperle trasformare in una progettualità che sia una progettualità nuova, che tenga conto non solo della ricerca spasmodica della massimizzazione del risultato sportivo ad ogni costo, che tenga conto dell'equilibrio economico e finanziario e soprattutto che abbia come minimo comune denominatore l'idea di vivere dei valori che sono i valori non solo legate alla dimensione economica, ma anche ad altre dimensioni del mondo del calcio. Si parla spesso di riforma del calcio italiano. Quali sono i punti fondamentali della riforma che ha in mente la federazione e come procede l'interlocuzione con i soggetti coinvolti affinché si arrivi presto ad un progetto condiviso? Le interlocuzioni sono continue e costanti. Le idee chiaramente saranno frutto di una condivisione, di una comunione di intenti che uscirà appunto da questa interlocuzione che abbiamo con tutte le componenti. L'Italia sarà impegnata il prossimo giugno nelle Final Four di Nations League, ma prima, il mese prossimo, sono in programma due importanti partite di qualificazione ai prossimi europei. Le chiedo, Mancini sarà in grado di ricostruire una nazionale che faccia un po' ritornare a sognare gli italiani come accaduto un anno e mezzo fa a Wembley? Mancini sta lavorando, Mancini non ha grande disponibilità, almeno sotto il profilo quantitativo di giovani, e lui sta cercando di valorizzare al massimo tutto il materiale che ha. I risultati li vedremo dopo le gare. Grazie mille. Grazie a te.